Ben ritrovati nei nostri studi per questo approfondimento che in buona sostanza può essere definito anche un ritorno gradito nei nostri studi. Parliamo quest'oggi infatti con Alessandro Neri, che ormai per le nostre cronache può essere definito come un viaggiatore giramondo, che però attraverso questa sua passione appunto per i viaggi intende anche esprimere una grande passione umanitaria, eh, una passione per il volontariato, per eh, la scoperta anche di quelle realtà difficili, quelle situazioni di contrasto che emergono nella società odierna globalizzata. Eh, non a caso questo suo ulteriore racconto che oggi vedremo attraverso i nostri schermi, attraverso una serie di contributi filmati, eh, si focalizza su una particolarissima esperienza, cioè un viaggio di cinque mesi in Africa e in Asia, in gran parte dedicato, come dicevamo, al volontariato. Innanzitutto, eh, Alessandro Neri, c'è stato questo approccio iniziale con l'Africa, in, particola, in particolare con la Tanzania, attraverso anche questo rapporto con i bambini orfari, i bambini di strada. Sì. Sono stato in un centro di accoglienza che si chiama Kisedet ed è un centro che si occupa di bambini orfani e di bambini poveri e di bambini di strada. E, dando diciamo, l'opportunità a questi bambini eh, l'opportunità di studiare, di avere vitto e alloggio eccetera. L'associazione è gestita da due italiani e si occupa anche di famiglie povere, di scuole, di ospedali eh, grazie alle donazioni di scorte alimentari. Ehm, io sono stato insieme a questi bambini per più settimane e diciamo, mi sono occupato di eh, dare delle lezioni di inglese a questi bambini. Li aiutavo a fare i compiti nel pomeriggio, aiutavo in cucina, e, diciamo, tutte le faccende che si fa in un centro di accoglienza. E poi andavamo in giro con i volontari dell'associazione per convincere i bambini di strada, eh, o meglio per informarli dell'esistenza di questo centro di, di accoglienza. C'è una differenza nell'approccio tra i bambini orfani, i bambini di strada? Sì, c'è perché ci sono tantissimi bambini che sono orfani a causa dell'AIDS, quindi hanno perso i genitori, e, purtroppo non sono soltanto i bambini orfani a soffrire, ma sono, ma sono anche i bambini che hanno i genitori allo stadio terminale. Eh, perché in questi casi aumenta la povertà, aumenta la malnutrizione e eh, quindi nasce anche l'esigenza da parte di questi bambini di prendersi cura dei propri genitori, dei propri fratellini e siccome queste famiglie vivono nelle zone più remote dell'Africa, nei villaggi, eh, questi bambini sono costretti a lasciare le proprie famiglie e a recarsi nei centri urbani eh, dove poi vivranno di elemosina, di furti, spaccio, addirittura alcuni si prostituiscono. Eh, con questi soldi che riescono a racimolare mantengono eh, le proprie famiglie. La discriminazione che colpisce appunto i bambini di strada in Africa? I bambini di strada sono fortemente discriminati, diciamo, vengono evitati dalla gente tra virgolette, per bene perché sono considerati dei ladri, sono considerati degli spacciatori. Io sono stato a contatto con loro per molti giorni e ti posso assicurare che l'unica colpa che hanno in realtà è quella di essere nati lì, in quella terra che è bellissima da un lato e maledetta dall'altro, perché eh, tutte le risorse del paese sono in mano ai pochi, soprattutto stranieri, e purtroppo non c'è nulla per questi bambini, non ci sono aspettative, non c'è futuro, quindi questi bambini in un modo o nell'altro devono, devono vivere. Ecco, um, hai avuto la possibilità anche attraverso questi viaggi, queste esperienze, di farti una tua idea sulle cause della povertà? Come giustamente hai sottolineato, un continente molto bello, molto ricco, però all'interno del quale le diseguaglianze sono così macroscopiche e purtroppo anche crude. Sì, eh, noi siamo abituati a vedere l'Africa come un paese povero. In realtà, io penso che dovremmo smettere di dire che l'Africa è povera. Eh, perché in realtà l'Africa è ricca, eh, soltanto che esiste da sempre una sistematica sottrazione delle ricchezze del paese da parte dei paesi più industrializzati, noi inclusi, che si arricchiscono grazie alla, alla corruzione dei governi locali, alla complicità dei governi locali eh, e quindi non lasciano spazio a tutte queste, a tutte queste persone. Io ho viaggiato tantissimo. In Tanzania, e ti posso assicurare, che sulle strade eh, il traffico è caratterizzato soprattutto da, da camion cisterne che trasportano gas e, e petrolio verso il porto di Dar es Salaam, dove poi verranno, si imbarcheranno verso le varie destinazioni mondiali. Quindi l'Africa non è povera, gli africani sono poveri. Questa correlazione la vogliamo sottolineare un po' tra povertà e ricchezza tra i vari paesi del mondo. Sì, c'è una correlazione tra la povertà di alcuni paesi e, e la ricchezza, il nostro stato di benessere, perché comunque quando la, la maggior parte dei prodotti che noi usiamo quotidianamente vengono prodotti nei paesi più poveri e il prezzo che noi paghiamo per questi prodotti molto spesso non copre il vero valore della, del prodotto perché c'è qualcuno che paga per noi. Di certo non pagano le multinazionali che sicuramente ci guadagnano su, e quindi chi paga per il resto? E pagano i lavoratori che comunque vivono in condizioni di schiavitù, che lavorano per 50 dollari al mese, e pagano i loro figli perché non hanno un'istruzione, non avranno spese sanitarie, quindi non avranno un futuro. E paga anche l'ambiente perché oggi si, si utilizzano molti prodotti chimici per massimizzare le produzioni e quindi inquiniamo questo mondo e infine pagheranno poi le generazioni future che si ritroveranno in un mondo devastato dall'inquinamento. Dall eh certo, sicuramente un altro elemento un po' così, tra virgolette, esplosivo è quello che noi vediamo eh, e viviamo con, eh, con l'aspetto del, della migrazione, sicuramente questo boom demografico anche in questo momento sta interessando L'Africa che poi si ripercuote, dicevamo, anche su queste migrazioni continue verso i paesi più ricchi. Sì, in effetti ci sono, in Africa ci sono tantissimi bambini. In Tanzania, secondo le stime della, del governo locale, ogni donna ha in media cinque figli. E in altri paesi, come per esempio l'Uganda, il tasso di natalità è pari a otto. Comunque sono dei dati che non ci possono meravigliare se pensiamo al fatto che. Mh, parlare di educazione sessuale nelle, nelle scuole, nei villaggi, è la Chiesa, la quale insegna che i due aspetti dell'atto coniugale, quello unitivo e quello procreativo, non possono mai essere lecitamente separati. Quindi la, la Chiesa vieta qualunque tipo di contraccezione e, e quindi questo è uno dei motivi per cui ci sono tantissime gravidanze indesiderate. Se poi a questo aggiungiamo anche il problema della trasmissione di malattie sessuali, come per esempio l'AIDS, che ogni anno provoca 22 milioni di morti in Africa, allora il quadro è veramente, veramente tragico. Adesso ci sono molte associazioni locali, ci sono molti orfanotrofi e centri di accoglienza che stanno cercando un dialogo con la Chiesa per cercare di, di rivedere un po' questo, questo insegnamento, questo modo di, di vedere. Purtroppo la Chiesa rimane ferma sulla sua posizione per il momento. Ecco, tra le tante esperienze africane, sicuramente è importante e originale questa del volontariato in un villaggio Masai, un nome che richiama magari anche un po' la cinematografia, un po' i film. Come è, com è andata? È andata bene, ti, ti, ti posso dire che è stata veramente dura, però è andata bene perché, comunque, è una popolazione veramente povera e io sono stato accolto presso questa tribù, grazie ad un'associazione italiana che si chiama Una mano per un sorriso, è un'associazione che ha costruito una, una rete idrica per l'acqua potabile al centro del villaggio e ha costruito anche una scuola per i bambini masai. Io ho scattato delle foto, ho fatto dei video eh, anche di questi bambini che bevevano al, al rubinetto perché per loro era veramente una novità e in effetti in Africa vedi molti eh, nostri gesti quotidiani come quello di aprire un rubinetto e avere dell'acqua per molte persone è soltanto un sogno. Diciamo, L'accoglienza la, la, in, in questo villaggio è stata veramente calorosa, e poi sono stato accolto dal capo tribù che mi ha fatto fare un tour nelle varie capanne, diciamo, ho incontrato molta gente. E lì ho svolto un, pro un programma di volontariato, ho insegnato inglese ai bambini e, alla, e anche agli insegnanti. E è stato veramente, veramente emozionante. Passiamo un po' dall'Africa all'Asia. Dicevamo di questo viaggio di cinque mesi, eh, hai toccato due continenti. Eh, innanzitutto le differenze eh, tra questi due mondi che hai potuto vedere e toccare dal vivo. Allora le differenze ti posso dire nell'ambito del volontariato eh, in Africa ci sono molti bambini orfani e molti bambini di strada, a, a differenza dell'Asia. Però in Asia, in, in Cambogia, dove io ho svolto questo programma di volontariato ci sono molti bambini che hanno subito degli abusi sessuali, perché dal 1979 in poi, quando è finita la rivoluzione, con l'arrivo degli stranieri si è sviluppata la pedofilia, soprattutto da parte di, degli, degli europei, dobbiamo dirlo. E quindi sono dei bambini, eh, diciamo, con delle forti, hanno, hanno subito delle forti sofferenze. E comunque lì ho svolto anche un, un programma di volontariato presso due scuole. Che eh, queste scuole si, si occupano di, diciamo, di dare anche una nuova vita a questi bambini. Fino a pochi anni fa le, le statistiche sottolineavano che un bambino su 40 veniva fatto prostituire. Adesso mh, il, il paese sta cominciando a reagire contro questo vergognoso fenomeno, però è ancora, è ancora evidente. È un paese, la Cambogia è un paese veramente ancora martoriato. E, e per me, per conoscere un po' la cultura, per cercare di conoscere la cultura della Cambogia, è stato necessario cercare di affrontare un po' i, fan, i fantasmi del passato di questa, di questa gente che ancora oggi è traumatizzata. Perché in, in Cambogia sono state uccise più di 3 milioni di persone, su una popolazione di 8 milioni, quindi stiamo parlando di più di un terzo della popolazione uccisa. Nei campi di concentramento e io ho voluto visitare questi campi di concentramento per vedere un po' come è, com è stato e, ed è stato veramente terribile. La, la realtà ha superato ogni, ogni fantasia dell'orrore. E, e se pensiamo che più di un terzo della popolazione è, è stata uccisa è, è facile capire che ancora oggi non c'è persona che non abbia avuto un parente o comunque un amico. Eh, ucciso in quel terribile genocidio. Sicuramente anche l'approccio col Vietnam ha, ha in sé tanti ricordi del passato, non solo la Cambogia. Sì, anche il Vietnam diciamo, ha subito una guerra di durata vent'anni, però il Vietnam a mio parere ha, diciamo, ha reagito abbastanza bene, perché adesso è un paese abbastanza moderno, eh, molto turistico, quindi la gente è più allegra più aperta. In Cambogia invece i segni di quella sofferenza si notano anche nei, nei volti, neg negli sguardi delle persone. Ecco, abbiamo visto nel corso di questa intervista anche dei contributi filmati realizzati eh, direttamente nel corso di questo viaggio. E una domanda conclusiva, eh, cosa hai in programma per continuare questo tuo eh, percorso che immaginiamo eh, non si concluda qui, eh, che avrà insomma, sbocchi ulteriori? Non si concluderà qui, sicuramente ad ottobre ripartirò per, per un altro viaggio. Probabilmente tornerò in Africa, forse in qualche altro paese, eh, però non ho dei programmi eh, già fatti. Diciamo. Lo dicevamo forse anche nell'altra intervista eh, sulla, su quella prima esperienza che abbiamo raccontato qui a Teleionio. Eh, tra le altre cose, tu ami anche sottolineare come questa tua passione. Eh, sia in parte coniugata anche con eh, l'esigenza di essere a contatto con le popolazioni locali, cioè non vai in un posto a eh, goderti il resort ma vivi la quotidianità dei popoli. Sì, esatto, io non, io non mi definisco un turista, mi, mi definisco un viaggiatore perché mi piace avere il contatto con le persone locali e quest'anno ho voluto anche dare una mano, ho dare una mano con il volontariato che è anche un modo per scoprire la, di più le popolazioni, le popolazioni locali. E in effetti ti posso assicurare che sia l'Africa e sia l'Asia per me sono stati come una terapia quest'anno, perché in effetti la semplicità delle persone che ho incontrato e il sorriso dei bambini che non hanno nulla, e sono delle cose che ti fanno capire quanto poco valore hanno tutte quelle piccole cose per cui noi, noi ci tormentiamo ogni giorno. E sì, in questo caso ti posso anche dire che i bambini mi hanno anche fatto riscoprire molti valori della vita che la nostra società che è basata sul consumismo e sull'individualismo molte volte ci nasconde perfetto, allora noi ringraziamo Alessandro Neri un chiaravallese che ha avuto il coraggio possiamo dire anche di affrontare questa sfida personale ma non solo, perché poi è un arricchimento per te stesso ma anche per eh, tutti coloro i quali ti seguono sui social e attraverso i mezzi di informazione che insomma eh, seguono chiaramente un po' tutto il tuo percorso di vita. Sì esatto, Io ho un canale su YouTube che si chiama Alleneri79 e lì sono presenti tutti i miei video dei viaggi e sono anche presenti su Facebook, sulla, sulla mia pagina. Perfetto, di nuovo ringraziamo Alessandro Neri, che torneremo sicuramente ad ospitare. Grazie a tutti voi telespettatori e arrivederci ai prossimi appuntamenti su Teleioni.